Oltre al corteo degli studenti e degli insegnanti, Milano oggi è stata attraversata anche dalla manifestazione organizzata dalla CGIL e dai bastioni di Porta Venezia sino a Piazza Duomo. Questo corteo di parecchie migliaia di persone si è svolto in modo sereno, senza alcuna tensione. Al contrario, a Bergamo sono stati fatti esplodere petardi davanti alla sede di Confindustria. Le manifestazioni di oggi sono avvenute in tutta Europa e per quanto riguarda la Lombardia, cortei nei grandi centri urbani nell'ambito dello sciopero generale di 4 ore contro l'austerity che porta a stagnazione e recessione e la spending review che colpisce i lavoratori dipendenti e i pensionati. La CGIL ha chiesto un cambio della politica economica per rilanciare il lavoro, detassare le tredicesime e promuovere la solidarietà. Mi pare che sia un segnale importante che dopo la globalizzazione del mondo della finanza noi vogliamo la globalizzazione dei diritti e anche della rappresentanza sociale di cui naturalmente il sindacato è grande parte. Presenti anche molte persone esodate, senza lavoro e senza pensione. Dopo che abbiamo lasciato il lavoro, qualche mese dopo, la stessa che ci aveva sottoscritto l'accordo, la signora Fornero, Ministero del Lavoro, ha cambiato la legge che ci aveva prima, con il quale prima ci aveva garantito che saremmo andati in pensione. E questa è un'operazione estremamente cinica. In questa giornata di agitazioni da segnalare anche la manifestazione dei 244 lavoratori licenziati dell'ospedale San Raffaele di Milano. Il corteo è transitato da Piazzale Loreto, traffico bloccato e automobilisti furenti.